Difetti tridimensionali, micro, macro vuoti e inclusioni non metalliche. Cosa sono? Bene, è abbastanza semplice, lo dice lo stesso nome. Qui per esempio vediamo con delle radiografie, ad esempio, qui abbiamo delle preparazioni metallografiche, un oggetto lucidato e osservato al microscopio. Qua abbiamo delle vere e proprie radiografie, abbiamo per esempio qui delle porosità molto evidenti. La radiografia su un manufatto metallico funziona esattamente come una radiografia sul corpo umano, si va a osservare l'oggetto e il fatto che il micro vuoto, il macro vuoto abbia una densità totalmente diversa dal materiale base implica delle macchie sulla radiografia, è evidente questo qui. Nel caso invece dell'analisi metallografica osserviamo un pezzo che viene tagliato, lucidato, e se vogliamo osservare solo delle inclusioni va direttamente osservato al microscopio ottico. Questo lo farete durante l'esercitazione che faremo insieme, e in realtà non lo farete, lo osserverete solamente, ma chi di voi farà i corsi di metallurgia e metallografiche e in parte materiali metallici per impieghi industriali, le farete dal vivo, le farete proprio voi fisicamente. In questo caso osserviamo delle inclusioni non metalliche negli ossidi allungati particolarmente, cioè sono proprio ossidi presenti all'interno del metallo che provengono probabilmente dal processo di produzione durante appunto la colata e la solidificazione del nostro oggetto. Come vedete, queste porosità o queste inclusioni costituiscono una vera e propria soluzione di continuità del nostro manufatto metallico. È come se fossero, i microvuoti sono dei buchi, ma anche le inclusioni sono sostanzialmente dei buchi. Questo oggetto, se per esempio viene sollecitato in questa direzione, in realtà qui non ha capacità di sostentamento del carico. Non sono dimensioni folli, tipicamente qualche micro, qualche decina di micro, vedete qui il marker. Qui abbiamo dimensioni abbastanza grosse, perché questa qua invece è una provetta di trazione, tipicamente di queste dimensioni, e vedete bene che le porosità sono piuttosto importanti in questo oggetto. Però appunto queste possono fungere da inneschi di rottura, e quanto più sono presenti, quanto più la loro geometria è critica, quanto più sono grosse, tanto peggio è il comportamento del manufatto. Quindi questo è sostanziale. Qui per esempio possiamo vedere diverse densità di porosità macroscopiche e guardate qui che dimensioni, qui manca un millimetro, cosa si va a ottenere all'interno del pezzo, è improponibile, questi sono oggetti assolutamente non utilizzabili, e quindi vedete bene appunto delle sezioni cosa implicano, qui sono cavità di ritiro sostanzialmente, sono oggetti assolutamente non utilizzabili. Un processo che sarà la base di moltissime delle trasformazioni allotropiche e che un processo che dovrà per forza essere considerato per poter comprendere tutte le problematiche relative ad esempio a trasformazioni allotropiche in condizioni di reversibilità termodinamica, quindi quelle ottenute mediante una sequenza di infiniti stati di equilibrio, oppure per alcuni processi effettuati mediante procedure di raffreddamento non bassissime, e certamente un processo fondamentale è la cosiddetta diffusione, cioè, o diffusione allo stato solido, il movimento per il quale alcuni atomi all'interno del nostro sistema riescono a spostarsi all'interno del reticolo per distanze pari o superiori alla distanza interatomica. Questa è la definizione di diffusione atomica. Ripeto ancora una volta, si definisce come diffusione reticolare o atomica quel processo di spostamento degli atomi per distanze pari o superiori alla distanza interatomica. E parleremo di trasformazioni diffusive nel caso di una trasformazione che preveda spostamenti di atomi per distanze pari o superiori alle distanze interatomiche. Perché sto specificando questo? Perché quando andremo a parlare di trattamenti termici, di alcuni trattamenti termici, ad esempio relativi agli acciai, scopriremo che esistono anche delle trasformazioni non diffusive in cui gli atomi si spostano per distanze inferiori alla distanza interatomica. Benissimo, comunque la maggior parte delle trasformazioni di cui tratteremo in questo corso saranno trasformazioni di tipo diffusivo, e vediamo che la diffusione all'interno di solidi può avvenire mediante diffusione sostituzionale, interstiziale o percorsi ad elevata diffusività, bordi grano, superfici libere di dislocazione, chiamati anche cortocircuiti di diffusione. Questa diffusione è influenzata dal mezzo anzitutto diffondente, cioè dalla matrice. Se io sto diffondendo carbonio nel ferro o nell'alluminio o nel rame, io ho comportamenti differenti perché il reticolo cristallino di cui sto parlando è differente. È un processo profondamente influenzato dalla temperatura alla quale si svolge,
È chiaro che più è alta è, più veloce sarà, perché è un processo di spostamento di acqua, quindi l'aumento della temperatura aumenta l'importanza del processo diffusivo e dà la medesima microstruttura del nostro oggetto. Nei cristalli i principali meccanismi diffusivi sono due: diffusione per vacanze, che vediamo qua, gli atomi si spostano là dove trovano spazio, e meccanismi interstiziali, tipici dei metalloidi. Vi ricordo sempre la lista dei metalloidi: carbonio, idrogeno, azoto, sono elementi che negli acciai, specialmente all'inglese, ma anche in altre matrici, sono assolutamente importanti. Sono elementi molto più piccoli e passano da una posizione interstiziale a un'altra posizione interstiziale, appunto mediante un tipo di diffusione denominata appunto interstiziale. Qui vediamo, ad esempio, se abbiamo due elementi A e B, i punti bianchi costituiscono le vacanze. Vediamo come cambia, e li mettiamo a contatto a una certa temperatura abbastanza alta, evidentemente, vediamo come cambiano le densità nel tempo mediante processi di diffusione. Vedete? C'è un'interazione, c'è una compenetrazione dell'elemento verde e dell'elemento rosso l'uno nell'altro. Guardate come evolve la densità. Adesso uno scalino ripido, piano piano c'è una pendenza che diminuisce, in qualche modo tendono a omogeneizzarsi. Basta aspettare abbastanza tempo. È chiaro che bisogna aspettare molto tempo, dipendente dalla temperatura e dalla coppia A e B che si va a considerare, ma in pratica c'è una sorta di interdiffusione da uno all'altro, grazie appunto anche alla presenza delle vacanze, che sono quei punti bianchi che insistono sul nostro sistema. Aspettando un'infinità di tempo, noi avremmo B diffuso in A e A diffuso in B. In realtà queste due densità potrebbero essere appunto orizzontali, 50 e 50 sulle due, aspettando un tempo pressoché infinito. Domande? Tutto chiaro che adesso? Noi abbiamo fatto già metà corso praticamente. Qui ci abbiamo un andamento dell'energia, io continuo ad andare avanti perché non fate qualche domanda, quindi vi consiglio di farle. Qui abbiamo l'andamento dell'energia, vedete che questa energia implica un ostacolo sostanzialmente nel passaggio da una posizione reticolare a un'altra, ostacolo che può essere superato tanto più è ampia la capacità di muoversi del nostro sistema, tanto più è ampia la vibrazione al quale il nostro atomo è sottoposto, quanto più è alta la temperatura. Qui vediamo l'andamento del coefficiente di diffusione, cioè di quel parametro che permette di valutare quanto velocemente il nostro atomo si muove nella matrice in oggetto, e vediamo l'andamento con la temperatura. Qui è il diagramma un po' strano: alle ordinate abbiamo il coefficiente di diffusione, alle ascisse abbiamo la temperatura, ma guardate qua, con una scala che decresce da sinistra verso destra, perché in realtà normalmente per queste scale si tende a utilizzare il reciproco della temperatura, cioè 1000 fratto la temperatura in Kelvin, una usanza scientifica che viene spesso applicata, e vediamo che questo andamento in un diagramma semilogaritmico, vedete qua, anzi qui in realtà è un bilogaritmico, ma comunque abbiamo qui alle ordinate da 10 a meno 20 a 10 a meno 8, quindi 12 ordini di grandezza che variano questi coefficienti di diffusione, quindi necessariamente deve essere per forza un andamento di tipo logaritmico, una scala logaritmica, cioè vedete qui ogni unità di misura passa di un ordine di grandezza. Non è una cosa a cui siete molto abituati, però è una cosa in campo scientifico molto spesso utilizzata, perché consente di rappresentare in maniera compiuta ed evidente processi, trasformazioni nei quali sono duplicati parametri che cambiano per parecchi ordini di grandezza. Quindi avete 12 ordini di grandezza, cioè in pratica fate passare da 10-8 a 10-20, e quindi l'unico modo per poterlo rappresentare è un solo diagramma, in modo da rendere visibile tutto, è un diagramma logaritmico. Vediamo che c'è una relazione che poi a livello di logaritmo diventa lineare, dove questo coefficiente di diffusione è sostanzialmente una funzione esponenziale della temperatura di questa entalpia di attivazione, e vediamo che chiaramente tanto più è bassa la temperatura, tanto più è basso il coefficiente di diffusione secondo questi andamenti. Notate che cambia molto a seconda del metallo che si ha considerato, qui si tratta di coefficienti di autodiffusione, vedete alluminio in alluminio, rame in rame, ferro in ferro alfa o ferro gamma, zinco in questo caso invece di zinco in rame, carbonio in ferro gamma. Vediamo che i coefficienti dipendono molto dalla coppia che si va a considerare, cioè la coppia materiale che funge da mezzo diffondente, elemento che va a diffondere.
Qui vediamo appunto che a seconda che andiamo a parlare della superficie, del bordo grano o della massa del nostro sistema, abbiamo coefficienti di diffusione che possono anche cambiare molto. Sostanzialmente appunto bordi grano, superfici, dislocazioni possono funzionare da corto circuito di diffusione, ma attenzione però, dato che la loro presenza rispetto alla massa del sistema è non particolarmente importante proprio come numero di atomi coinvolti, in realtà poi la maggior parte del processo diffusivo è sostanzialmente affidato alla diffusione di tipo volumetrico, cioè all'interno dell'intera massa, secondo i meccanismi che abbiamo visto poco fa, insomma. Bene, allora, riassumendo un po' quello che abbiamo visto in queste lezioni di oggi, abbiamo visto reticoli cristallini ideali, i 14 reticoli di Bravais. Abbiamo detto poi che quelli fondamentali sono cubico corpo centrato, cubico facce entrate, esagonale compatto e aggiungere il tetragonale corpo centrato, per motivi che poi vedremo durante gli acciai. Abbiamo visto che questi reticoli ideali in realtà nei materiali reali sono pieni di difetti, e questa quantità di difetti è alla base della mancata dei valori bassi di resistenza meccanica dei materiali reali, valori bassi rispetto a una resistenza teorica che può essere calcolata più o meno a tavolino. Abbiamo classificato tutti quanti le tipologie di difettosità, difetti puntuali, lineari, superficiali, volumetrici. Abbiamo visto che questi difetti possono avere una sorta di vita propria. Abbiamo visto che le dislocazioni si muovono e non si moltiplicano e si bloccano fra di loro. Abbiamo visto che queste dislocazioni interagiscono i bordi grano. Abbiamo visto che queste dislocazioni interagiscono fra di loro. Abbiamo visto che le vacanze interstiziali variano come densità a seconda della temperatura alla quale si trovano. Abbiamo visto che i bordi grano, che i grani e i bordi grano, crescono o si rimpiccioliscono o cambiano di forma a seconda della deformazione che viene a essere applicata e della temperatura che applichiamo. Abbiamo visto tutte queste cose. Ora dobbiamo metterle insieme per capire quali sono i principali meccanismi di rafforzamento che possono essere adottati onde poter sfruttare queste difettosità e ottenere chiaramente un portamento meccanico accettabile. È chiaro una cosa, un macroporo, un microporo non sarà possibile da utilizzare come meccanismo di rafforzamento, ma per esempio sul discorso delle dislocazioni, e qui vediamo per esempio il caso di incudimento, potremo sfruttarle perché bloccandole blocchiamo dei meccanismi di danneggiamento, chiaramente cercando di incrementare al massimo il processo in cui il valore di R con S e di R con M cresce. E vediamo per esempio questo meccanismo di rafforzamento, meccanismo di rafforzamento denominato come incudimento, cioè quel processo di incudimento nel quale io, deformando plasticamente, cosa faccio? Beh, abbiamo visto in questa lezione di oggi, io deformando plasticamente cambio la forma dei grani, abbiamo visto a livello, attenzione, qui stiamo parlando di scale un po' differenti, quando parlo di scala dei grani parlo di dimensioni dell'ordine dei micron, 10 micron, 50 micron. Per cui a livello, diciamo, del grano cristallino, non dico che non siamo nella scala del visibile, ma poco ci manca, insomma, d'accordo? 50 micro sono 50 millesimi di millimetro, quindi non è un valore assolutamente troppo basso. Quindi cambio la forma dei grani, aumento a dismisura la densità delle dislocazioni che si bloccano fra di loro. E qui vediamo come si riflette sulla curva. Qui abbiamo alle ordinate la sigma, alle ascisse la deformazione unitaria. Questa che vedete qua, la prima marroncina, è una curva di trazione di un materiale non includito. Guardiamo come evolve se io aumento l'includimento, cioè aumentando il grado di deformazione plastica. Ad esempio prendendo un pezzo e laminandolo al 50%, cioè riducendo la sezione mediante laminazione a caldo, un po' come quella della pasta con cui si mette la pasta in casa, d'accordo? Però fatta con un metallo chiaramente. Oppure laminandolo, riducendo la sezione dell'80%, del 90%, quindi questo è un processo di includimento, dove la moltiplicazione delle dislocazioni, la deformazione macroscopica dei grani cristallini, vi ripeto, si tratta di scale differenti, le dislocazioni stiamo parlando della scala dei nanometri, i grani cristallini stiamo parlando della scala dei micron, quindi tre ordini di grandezza quanto a dimensioni, però vediamo che ne consegue, guardate come cambia la curva aumentando l'includimento. La deformazione a rottura diminuisce e il carico di snervamento aumenta, con il carico di rottura anch'esso che aumenta e arriva a essere via via sempre più vicino al carico di snervamento.
Questo è dovuto al fatto che io, includendo il mio materiale, aumento a dismisura la densità delle dislocazioni, facendole intersecare fra di loro sempre di più e ottenendo un valore di R con S e di R con M piuttosto alti. Attenzione però, a scapito di una deformabilità che via via diminuisce. Domande? Altro meccanismo di rafforzamento è quello legato all'affinamento del grano mediante ricristallizzazione. Se io ho per esempio un grano grossolano, cioè un grano che a seguito di processi di solidificazione, a seguito di un trattamento termico che vedremo più avanti chiamarsi per esempio di ricottura, è diventato troppo grosso, d'accordo? Una cosa di questo tipo qui, tanto per intenderci. È diventato una cosa di questo tipo qua. Questo è inaccettabile per il nostro sistema perché effettivamente presenta delle, non fare scherzi, presenta delle dimensioni che appunto non comportano blocchi molto spinti dei nostri grani cristallini. Noi abbiamo nota la relazione di Olbecci che abbiamo visto oggi, cioè quanto più piccolo il grano tanto meglio è. Bene, posso aumentare la grana cristallina, posso aumentare l'affinazione della grana cristallina, posso diminuire la dimensione media del grano cristallino riscaldando il mio sistema, magari dopo una deformazione plastica. Io per esempio deformo il sistema, ottenere una cosa di questo tipo qui, come abbiamo visto nel video di oggi, d'accordo? E poi riscaldo il sistema a una certa temperatura dove non ho una trasformazione allotropica, dove ho rigenerazione della grana cristallina. Tipicamente, in corrispondenza di certi bordi grano, per esempio qui, nascono nuovi grani cristallini che aumentano mangiandosi i grani vecchi. Se riesco a gestire bene, questo poi lo approfondiremo più avanti, se riesco a gestire bene questo processo di ricristallizzazione, come tempistiche e come temperature, riesco ad incrementare la R con S, diminuendo la dimensione media del grano cristallino. Altro processo di rafforzamento è l'alligazione, ed è per questo motivo che noi utilizziamo le leghe sempre e non utilizziamo, non è per questo motivo, è per anche lo stesso motivo che utilizziamo le leghe e non i metalli puri, e cioè abbiamo a che fare con l'aggiunta di elementi chimici che, posti in soluzione all'interno del nostro sistema, fanno tante cose. Una di queste è mettersi all'interno del nostro retino cristallino e in qualche modo rallentare la deformazione del nostro sistema, più che rallentare, scusatemi, mi sono espresso male, rendere più difficoltosa e quindi far richiedere più energia alla deformazione macroscopica del nostro sistema, in qualche modo creando problemi al movimento delle dislocazioni. Fisicamente la dislocazione, per esempio questa spigola che vedete qua, come vi ricordate abbiamo visto stamattina, crea uno stato di compressione e di trazione a seconda se ci troviamo sopra o sotto la dislocazione stessa. Questo stato di compressione e trazione svolge un ruolo un po' particolare sugli elementi di alligazione. Vi faccio un esempio abbastanza semplice. Prendete un lenzuolo, teso da tutti quanti i lembi, e metteteci sopra, sparpagliato a destra e a sinistra, una serie di palline. Poi su un lembo tirate il lenzuolo. Ecco, il lembo dove tirate è la dislocazione, cioè là dove create una zona di deformazione. Le palline andranno tutte a mucchiarsi lì intorno. Quindi la presenza della dislocazione funge da attrattore per gli elementi di lega che tendono ad accumularsi al suo ridosso, non è che stanno solamente lì chiaramente, ma tendono ad accumularsi al ridosso e a loro volta tendono a rendere più difficile il loro moto. E voi capite bene che rendere difficile il modo di dislocazione vuol dire incrementare i valori di R con S e di R con M del nostro sistema. Meccanismi di rafforzamento basati sulla presenza di particelle deformabili, poi quel meccanismo sul quale ad esempio nelle leghe leggere che andremo appunto a vedere più avanti viene spesso sfruttato e per cui appunto molte leghe leggere che allo stato, diciamo in condizioni normali, non presentano particolari proprietà meccaniche, in realtà dopo questi trattamenti consentono appunto valori piuttosto buoni di R con S e di R con M. Vediamo che si tratta di precipitati, di seconde fasi, quindi attenzione, non sono particelle non metalliche, sono un po' quell'esempio che ho fatto prima, cioè fasi metalliche che hanno un reticolo cristallino differente rispetto alla matrice base, ma sempre fasi metalliche sono, guardate, molto diverse rispetto agli ossidi, ai nitruri, ai carburi che possiamo avere a seguito della presenza di carbonio, di azoto, di idrogeno. Sono particelle metalliche che però, attenzione,
hanno un reticolo cristallino differente rispetto alla matrice, possono avere, anzi spesso hanno, anzi hanno sempre, una composizione chimica leggermente o anche un po' diversa rispetto alla matrice base, ma attenzione, solo metallo. La dislocazione, se le incontra, può fare tante cose, e qui dipende molto dalla, dal reticolo cristallino, dipende molto dalle dimensioni, se il processo, dipende molto anche, scusate, dalla distribuzione di queste particelle. Se queste particelle sono collocate tutte quante intorno al bordo grano, bene, non avranno grande efficacia. Se queste particelle invece sono ben distribuite nel bordo grano, sono molto piccole, quindi possono interagire bene con le nostre dislocazioni, allora hanno una capacità di rallentamento del processo di deformazione piuttosto importante. Quando parlo di molto piccole, considerate che ci sono dei precipitati che sono dei gruppi di atomi, di poche centinaia di atomi sostanzialmente, quindi parlo di particelle che sono veramente molto molto piccole. Ci sono le zone GP che sono veramente aggregati di 50, 100, 150 atomi, che però hanno un ruolo fondamentale nell'incrementare le proprietà meccaniche relative al, ad esempio, alle leghe di alluminio. E questo è il caso, per esempio, vedete qui un precipitato coerente che a livello di reticolo cristallino può essere visto come una deformazione ma coerente all'interno del sistema, cioè in pratica dal reticolo cristallino più piccolo a quella maglia più grossa riesca a passarci mediante una transizione graduale, ovviamente sempre nell'ambito di 2-3 distanze atomiche. Nel caso invece di particelle deformabili, io ho precipitati incoerenti in cui il sistema è altro rispetto al resto e fondamentalmente le dislocazioni sono costrette a inflettersi fra una particella e l'altra, sono costrette ad aggirarle. Anche qui svolge un ruolo fondamentale nel meccanismo di rafforzamento le dimensioni, la distribuzione. Non è detto che siano sempre efficaci, se sono troppo grosse non sono più efficaci, se sono concentrate ai bordi grano non sono più efficaci. Devono essere ben distribuite, ben diffuse a livello della struttura, in quel caso svolgono un ruolo di blocco delle dislocazioni, di rallentamento delle dislocazioni molto efficace. Vediamo ad esempio qui quello che ho appena raccontato. Immaginiamo due particelle e una dislocazione. Applichiamo il campo. Applico, 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 ho difficoltà di incremento. Guardate qua il valore che si ottiene di megapascal. Applico, si incremento fino a 'la dislocazione in pratica forma un loop intorno alle due particelle e l'ha superata per 52 megapascal. Se le due particelle sono un po' più distanti e magari sono anche un po' più grosse, vedete che l'efficacia calerà. 27,4. Ancora più grosse e ancora più distanti. Quindi vedete bene che, questa è chiaro una simulazione, non è nulla di reale, però è basata su valori numerici accettabili, realistici in qualche modo. Vediamo quindi che è fondamentale nel rafforzamento per particelle indeformabili, ma anche per quelle per particelle deformabili, la tipologia di distribuzione, le dimensioni della particella, in modo tale che le dislocazioni trovino le maggiori difficoltà possibili a superare queste dislocazioni. Queste particelle deformabili o indeformabili. Nelle deformabili praticamente riesce a tagliarle, nelle indeformabili deve girare intorno, formando quella sorta di loop di dislocazione intorno, quindi con una certa difficoltà. Ci sono domande? Professore, ma i meccanismi di rafforzamento non sono soltanto dovuti alla sollecitazione meccanica? No, fermo, stai inventando causa e effetto. I meccanismi di rafforzamento sono quei processi che ci si offrono in quanto metallurgisti per poter incrementare le proprietà meccaniche. Cosa diversa. D'accordo? Cioè noi adesso, per carità, non è che agiscono tutti contemporaneamente, noi a seconda poi dell'impiego, a seconda poi della scelta compositiva che andremo a fare della nostra lega, a seconda delle possibilità reali di poter scegliere, sceglieremo di incrementare l'importanza di uno o più di questi meccanismi. Per esempio, uno di questi abbiamo appena detto è tipico del lega a base alluminio, per esempio, e si usa molto meno nel caso del ghiacciaio. L'alligazione è un meccanismo di rafforzamento usuale praticamente per tutte quante le leghe, però in certi casi è molto più importante che in altri, quindi cambia anche in questo senso.
Anche la zincatura è... No, per carità, la zincatura è un processo nel quale lei ricopre il suo nanofatto di zinco attraverso processi che possono essere quelli di immersione a caldo, elettrochimici, a spruzzo, eccetera, con il quale lei incrementa sostanzialmente la resistenza alla corrosione generalizzata del suo nanofatto. Ma lui è soltanto una cosa esterna, cioè non è proprio... Dunque, allora, in realtà, la cosa è molto più bassa quanto lei non creda. In realtà lo strato zincato rispetto al materiale base e ha caratteristiche, a comportamento meccanico, dipende dalle fasi. Qui ho difficoltà di dirlo in modo breve perché in effetti è una cosa abbastanza articolata ed è proprio uno degli oggetti di ricerca che noi svolgiamo in laboratorio, quindi è un po' più articolato di quanto non riesco a dire in una breve sessione di lezione, ma che in realtà sostanzialmente lo strato zincato, per esempio ottenuto a caldo, è costituito da una serie di fasi e alcune di queste hanno proprietà meccaniche più alte rispetto al substrato. Quindi complessivamente, specialmente in caso di lamellette abbastanza sottili, le proprietà meccaniche complessive possono risultare incrementate. Però normalmente la zincatura viene adottata per incrementare la resistenza alla corrosione generalizzata. Faccio l'esempio, i guardrail sull'autostrada, i pali della luce, le inferriate che abbiamo qui fuori, per esempio, sono zincate anche male, che vediamo qui fuori. Insomma, queste qui fuori che vedete sono zincate, contengono piombo, sono anche illegali. Insomma, quindi anche registrato, lo cancello. Quindi questo è un caso tipico. Da cosa si vede? Dal fatto che abbia quei fiori di zinco, sono delle segregazioni di piombo, e la cosa divertente è che sono illegali, anche questo lo cancelliamo un'altra volta, e però se non sono presenti molto spesso non sono ritenuti accettabili, perché se c'è piombo fanno così, se non c'è piombo viene abbastanza lucente. Il piombo viene aggiunto non perché si divertono a fare le cose non perfettamente legali, ma perché in realtà aggiungendo piombo il bagno diventa più fluido e la zincatura viene meglio sostanzialmente, viene più facile, viene meglio. Però appunto comporta dei problemi e a livello di comunità europea, che a me risulti, sono stati vietati sostanzialmente. Non so se è stato già adottato dalla legislazione italiana, insomma, per cui comunque diciamo la zincatura a priori non viene vista come un processo di miglioramento della proprietà meccanica, ma come un processo legato all'incremento della resistenza alla corrosione generalizzata di un manufatto metallico, altrimenti che non esisterebbe. Le inferriate fatte in ferraccio sostanzialmente, in un acciaio d'arcio al carbonio, assolutamente non altro resistenziale, e se esposto direttamente alle intemperie si corroderebbe in un anno, insomma. E lei avrebbe una bellissima cancellata già caduta da quando la cacciata esiste lì da 10 anni e sta resistendo perfettamente, insomma. D'accordo? Anche lì bisogna saper scegliere però il processo di protezione, questo lo vedremo una piccola parte in questo corso, ma parecchio di più in altri corsi. Bisogna scegliere il processo di protezione ottimale. Chi di voi viene da Formia sa già che a Formia il processo della corrosione degli infissi di casa è un dramma. Le automobili a Formia hanno grossissimi problemi di corrosione, perché non perché Formia sia assolutamente sfigata, ma perché si trova sul mare e l'aerosol che si forma contenente cloro, il cloro è una sorta di bestia nera per le leghe metalliche, specialmente quella a base ferro, e chiaramente in quell'ambiente certe protezioni che qui svolgono un ruolo ottimo, in altri ambienti possono invece essere assolutamente non sufficienti. Ok? Altre domande? Prego. Prima adesso che utilizzando l'affinamento del grano, prima applichiamo la deposizione plastica e poi alzando la temperatura. Non ho qui era per raccontare il processo in realtà. Qui in realtà lei può avere questo. Quello che volevo dire è che alzando la temperatura poi si vanno a formare sul bordo di grano altri piccoli. Sì, è il processo di ricristallizzazione. E capire qual è la temperatura eccetera dipende dal grado di incrudimento, tant'è che addirittura si va a definire spesso una temperatura di ricristallizzazione che si definisce in questo modo: è la temperatura alla quale si ha una completa rigenerazione della grana cristallina in un'ora, perché in realtà se va a abbassare la temperatura ce l'ha lo stesso magari in 2 ore o in 3 ore. Però prima abbiamo visto che nel video che alzando la temperatura i grani più grandi vanno a inglobare. Certo, quella è nella fase successiva, ci sta una prima fase di nucleazione in cui cominciano a nuclearsi e a crescere, poi a un certo punto quando tutti i grani nuovi rigenerati sono andati un po' a contatto fra di loro si mangiano l'uno con l'altro, è chiaro? Questo era abbastanza evidente nel video, se lo riguardi perché è piuttosto evidente. Cioè c'è una fase di rinucleazione, infatti poi nel processo di rigenerazione starà a lei scegliere la temperatura e la tempistica giusta per avere la massima distribuzione della grana cristallina con la grana più piccola e stopparla, perché se procede si ingrossa e c'è il processo di ingrossamento del grano. Questo poi quando avremo i trattamenti termici lo vedremo a morire probabilmente. Ok, quindi una sorta di volo d'uccello per farvi capire un po' già da ora chi è l'assassino sostanzialmente, a cosa stiamo puntando. Noi cerchiamo sempre di collegare
processo microscopico con comportamento macroscopico. Questo purtroppo con il rischio qualche volta di essere un po' imprecisi, perché poi in realtà voi avete purtroppo vi trovate al primo anno con la chimica seguita. Chi di voi l'ha fatta già? Sulle mani, più coraggio. Neanche un terzo, per cui appunto come temevo, quindi appunto problemi anche di vocabolario, problemi di comprensione, cioè non c'è di alcune cose, non ve le posso dire esplicitamente, quindi in alcuni casi posso anche risultare, non dico scorretto, ma non perfettamente corretto rispetto proprio alla realtà del fenomeno, però insomma l'importante è capirne il concetto, ok? Bene, se non ci sono altre domande, se ci sono delle domande avete ancora tempo, tanto vi riesco a cliccare il file, ci vuole. Poi. Invece no, c'è, mi dica. No, non le particelle molto fatte, cioè abbiamo visto che più piccola la distanza tra di loro, più piccole sono le particelle, maggiore è la forza che c'è. Necessaria a superarle, sì. Questo è, tant'è che infatti, quando andremo a fare i processi di precipitazione, eccetera, noi tenderemo sempre ad avere particelle piccole e ben distribuite, non accumulate su un bordo di grano, in modo tale da avere quel processo lì incrementato al massimo. Prego. Altre domande? Dopo questa sorta di volo d'uccello sulla struttura cristallina, sui difetti cristallini e sui loro effetti e sui meccanismi di rafforzamento che possiamo adottare uno o più tutti insieme, vediamo un po' come quantificare le proprietà meccaniche. Noi adesso abbiamo parlato sempre di proprietà meccaniche, ma insomma come riusciamo a ottenere dei numeri che siano accettabili e che siano utilizzati. Prove meccaniche sono quella per antonomasia e la prova di trazione. Prova di trazione che vedete qui, per esempio, in realtà qui non vedete la prova di trazione, qui vedete una macchina che è in grado di fare anche prova di trazione, si trova qui nel nostro laboratorio, è una macchina di volo dinamico, qui in realtà in questo momento è in funzione una prova di fatica, vedrete la differenza tra un po'. E comunque sostanzialmente, strutturalmente si tratta di una macchina che prevede una traversa, in questo caso mobile, un pistone che applica il carico, un provino che si colloca qui in mezzo, una cella di carico che legge il carico applicato e in questo caso un estensimetro al quale è attaccato questo filo. L'estensimetro serve a misurare le deformazioni, d'accordo? Quindi la struttura è molto simile anche in altre macchine, quindi la parte che applica il carico può stare sotto, può stare sopra, ma alla fine gli elementi costitutivi sono sempre gli stessi. Sostanzialmente si tratta di applicare un carico, o meglio, scusate, molto spesso, più spesso di applicare una deformazione e di leggere il carico e di controllare ciò che si sta facendo mediante un'analisi della deformazione applicata. Vediamo qui di ricordare le grandezze principali, la sigma, carico unitario, ovvero la forza applicata per la rispetto alla superficie di partenza del nostro rovino, e modulo di Young, la epsilon, che è appunto la deformazione longitudinale rispetto alla lunghezza iniziale del problema stesso. Questa epsilon longitudinale, che è questa qui, in realtà è legata all'epsilon trasversale tra il coefficiente di Poisson nu, tipicamente 0,3. Con 0,3 non vi sbagliate mai, sostanzialmente. Cioè, che vuol dire? Beh, io ho un cilindretto, se lo allungo mi si deve restringere, è banale, altrimenti vuol dire ho creato materia o ho creato vuoto all'interno. Nell'ipotesi che non si crei vuoto, chiaramente un allungamento coincide anche con un restringimento alla trasversale. Quindi chiaramente un allungamento epsilon longitudinale corrisponde con un epsilon trasversale di segno opposto. Questo è banale, d'accordo? Discorso analogo può essere fatto anche per le sollecitazioni di torsione, dove appunto invece di una sollecitazione sigma applica una tau, uno sforzo di torsione. Invece il modulo di Young ho questo modulo G, e invece delle deformazioni epsilon ho l'angolo di deformazione. Questi valori G e nu sono legati tra di loro attraverso questa relazione. Importante da dire, da ricordare, anche perché ce lo troveremo di mezzo quando parleremo dei trattamenti termici e quindi va sottolineato, è sicuramente anche il problema della dilatazione termica, cioè se io applico una variazione di temperatura a un oggetto, questo varierà le sue dimensioni. Per esempio, se il mio oggetto è un manufatto cilindrico, perché non dico cilindrico? Perché vuol dire un oggetto un bel po' più lungo rispetto alle sue dimensioni trasversali, vediamo che applicando un delta T io otterrò una deformazione epsilon attraverso questo costante di dilatazione termica lambda, con una relazione molto semplice, epsilon uguale lambda delta T.
Questo che vuol dire? Una cosa abbastanza semplice. Che se io prendo un oggetto vi ripeto, per esempio un oggetto cilindrico di questa forma sospeso nel vuoto, quindi riesco a farlo galleggiare nell'aria perché ho una grande capacità di concentrazione, e lo riscaldo con una fiammella di sotto variandone la temperatura di delta T, io avrò che questo oggetto mi si allungherà di un certo valore secondo una relazione x uguale lambda delta T, dove lambda sarà una costante dipendente dal materiale, purtroppo anche dalla temperatura quale quel materiale si fa a trovare. Se però questo oggetto io non ce l'ho sospeso nel vuoto, ma per esempio ce l'ho incastrato fra due, troverete improvvisamente. Se invece il mio oggetto è vincolato fra due punti che bloccano la deformazione e io ugualmente riscaldo il mio sistema, io impedisco la deformazione, ma una deformazione impedita si trasforma in una sollecitazione interna. Se per esempio la deformazione che vado a introdurre è ancora nel campo di validità da sigma uguale P per epsilon, io avrò che cosa? Che valida questa e valida questa, ne conseguirà che cosa? Che sigma sarà pari a E per lambda delta T, cioè aver incrementato la temperatura su un oggetto vincolato mi indurrà delle sollecitazioni interne che, vabbè, qui in questa approssimazione sono il campo elastico, per cui non sono neanche troppo traumatico, ma non è detto che sia il campo elastico, e quindi ovviamente non sarà più valida questa, ma conoscendo la legge costitutiva del campo plastico potrò avere addirittura delle rotture per deformazioni plastiche indotte da un incremento di temperatura e non da sollecitazioni applicate. Questo, vedete, sarà sostanziale quando andremo a parlare di trattamenti termici. Scusate questa digressione, ma era veramente doverosa, vi assicuro. E tornando alla nostra prova di trazione, prego. No, praticamente quello che è successo alle torri gemelle, che un grande aumento di temperatura. Dicono. Chissà che cosa è veramente successo. Dicono, effettivamente. E qui vediamo, beh, non solo in realtà, perché lì c'è stato un collasso del materiale, anche perché tutte le proprietà meccaniche dei materiali metallici e non, ovviamente dipendono dalla temperatura alla quale si trovano e si ammollano praticamente in modo molto pesante, sempre vivo. Tornando a noi, questo lambda può variare per, questa, per esempio questa serie di leghe che vediamo lì, l'invar è una lega base nickel, si chiama invar perché appunto ha un coefficiente di dilatazione termica estremamente basso, è invariante rispetto alla temperatura, invariante, varia molto poco sostanzialmente. Il modulo di Young può variare secondo questi andamenti, e vediamo tipicamente che se io tiro un provino, quello che si ottiene, boom, il pezzo si rompe. Alla fine la validazione è estremamente semplice. È chiaro che quello che abbiamo appena visto è una fortissima, ripeto, forse erate distratti, è un po' veloce questo video, devo trovarne uno un po' più lento. La proiettazione non è così rapida, è un po' più lenta perché beh, la normativa ci fissa delle procedure che adesso di cui alcune di queste andremo a vedere molto presto, perché non possiamo eccedere la velocità di esecuzione della prova, perché le proprietà meccaniche dei materiali metallici e non dipendono anche dalla velocità di applicazione del carico. Vi faccio un esempio sciocco. Vedete utilizzati purtroppo immagini di guerra in televisione, e a volte vedete i sacchetti di sabbia utilizzati per protezione. Se il sacchetto di sabbia andate con un coltello e lentamente lo penetrate, lo passate tranquillamente, quindi vuol dire che la penetrazione lenta su quel sacchetto di sabbia è assolutamente possibile, ma se una scheggia arriva ad alta velocità trova in quel sacchetto di sabbia un muro molto resistente, per cui le proprietà meccaniche sono a loro volta anche dipendenti dalla velocità di applicazione del carico, quindi è un aspetto fondamentale. Professore, ma l'elenco dei materiali, cioè sì. Il legno, tra parentesi, lungo filo, sì. Il senso in cui è posto nel... Perché allora, ha fatto bene a farmi evidenziare, perché in realtà approfitto di questo esempio, il legno che c'entra in consumo di metallurgia, non moltissimo. In realtà il legno in questo caso mi serve per farvi parlare, al minimo, di un materiale che è omogeneo, ma è anisotropo. Sapete la differenza tra omogeneità e isotropia? Allora, un materiale non omogeneo ma isotropo, qual è? Esempio tipico, siamo circondati, il calcestruzzo.
il calcestruzzo non è omogeneo, perché sapete già è fatto da malta, sabbia, sassi, eccetera, pietre, eccetera, quindi abbiamo una forte disomogeneità anche macroscopica, ma è isotropo perché comunque lo sollecitate in qualunque direzione, a condizione che sia fatto bene, che i sassolini non siano messi male, che sia fatta a ghiaia piatta, eccetera, sulla serie di rogne, ma insomma a condizione che sia fatto bene abbiamo un comportamento isotropo in tutte le direzioni di applicazione del carico. Il legno è un materiale omogeneo, perché se fate un'analisi di compositiva è omogeneo un po' dappertutto, ma è fortemente anisotropo, perché se voi prendete un pezzo di legno e lo sollecitate lungo le fibre avete una certa resistenza meccanica anche abbastanza elevata. Se lo scorticate invece, per esempio in maniera ortogonale, riuscite a separare le fibre una dall'altra e avere proprietà meccaniche molto più basse. Quindi in qualche modo, grazie dell'intervento, perché effettivamente mi permette di evidenziare questo. Ora noi nel caso dei materiali metallici differenze così pesanti come nel caso del legno non le abbiamo. Ma attenzione, scopriremo nel tempo, durante questo corso, che per esempio nel caso di materiali metallici laminati, ad esempio, possiamo avere sicuramente un'omogeneità chimica importante, ma possiamo avere un'anisotropia nella distribuzione dei grani, nella forma dei grani, per esempio a seguito di laminazione con una sorta di impacchettamento, l'abbiamo visto prima in un video, sostanzialmente si deformava e si impacchettavano lungo la direzione di deformazione plastica. Questa anisotropia strutturale si riflette poi una certa anisotropia anche di proprietà meccanica, non così evidente come con il legno, però con una certa realtà, insomma, quindi abbastanza sostanziale. Quindi in qualche modo l'anisotropia di comportamento può essere a volte nei materiali metallici abbastanza importante. Okay? Qui vediamo qualcosa di abbastanza interessante, e cioè due video, entrambi a velocità 20 volte più alta del normale. A sinistra abbiamo un rame ricotto. Cosa vuol dire? Qui sono, comincio una serie di terminologie che poi vedremo in modo più sistematizzato più avanti. Ricotto vuol dire un materiale, un rame che ha subito un trattamento di riscaldamento piuttosto prolungato ad alta temperatura, e conseguentemente al quale la grana cristallina è piuttosto grossolana, d'accordo? A destra invece abbiamo un rame incrudito. Cosa vuol dire? È un rame che ha subito una deformazione plastica molto importante, con tutte le conseguenze che abbiamo appena visto nella lezione di oggi. Guardate la differenza fra rame ricotto e rame incrudito. Rame ricotto, grana grossolana, rame incrudito è già rotto, nonostante io abbia cominciato dopo, questo continua a deformarsi, e sotto vedete le corrispondenti curve di deformazione. Attenzione, una cosa che dovete fare sempre, in quanto abbiamo ingegneri, controllate sempre cosa c'è alle ascisse e cosa c'è alle ordinate. Ordinate stressano, sollecitazione sigma, anche qui. Le scale, attenzione, sono differenti. Questo è un errore in realtà, però l'ho lasciato apposta perché voglio farvi abituare a vedere al volo alcuni dettagli dei diagrammi. Qui il fondo scala è 250 MPa, qui il fondo scala è 450. Se io traccio questa qui dentro, sto qua sotto, d'accordo? Questo è importante notarlo. Altra cosa che dovete notare, la scala dello spostamento, qui non c'è una deformazione, ma insomma è un parente prossimo della deformazione, qui il fondo scala è 25, qua è 8. Cioè questo oggetto in realtà, questo qui farebbe così, così, e si romperebbe qua giù, d'accordo? O viceversa, se messo in quest'altro diagramma, questo farebbe così e si romperebbe qua. D'accordo? Nonostante sembrino simili, lo lasciate apposta in questo modo qui, in modo tale che vi fosse molto chiaro il fatto che un comportamento macroscopicamente differente, se poi tracciato senza guardare cosa c'è alle ascisse ordinate, risulta identico. È un trucco grafico, è apparenza. Guardate sempre assolutamente cosa c'è alle ascisse ordinate e quali sono le scale adottate. È fondamentale questo aspetto. Benissimo, se andiamo ad osservare le superfici di frattura, nel caso di un materiale ricotto, annealed in inglese, osserviamo una rottura tipica detta coppia e cono. La superficie di frattura prevede una zona di rottura che ha visto un forte affusolamento, una forte diminuzione di sezione, diamogli il nome esatto, strizione, cioè una forte deformazione plastica. Guardate qua quanto dettagliato questo, notate il marker 2 mm, coppia e cono, c'è un affusolamento molto forte, una deformazione plastica macroscopica molto molto spinta. Qui abbiamo, vabbè, questo forse, forse
nel caso appunto di una prova di trazione con stizione e il meccanismo di scorrimento qua a fianco, anche se sono un po' lenti, vediamo appunto come evolve la prova di trazione, questa volta non su un pomino cilindrico ma su un pomino piatto, quindi con un andamento differente. La strizione non è detto che avvenga esattamente al centro, adesso questo non ricordo più dove si rompe, ma può rompersi un po' dappertutto nella zona più stretta del nostro provino. Se si rompe al centro però certamente avremo il caso migliore. Ecco qui vedete, stanno nel terzo più basso sostanzialmente, non è detto che avvenga al centro. Qui abbiamo, vedete, scorrimenti che avvengono lungo piano a 45 gradi, perché lo scoprirete a scienza delle costruzioni sostanzialmente, o forse a costruzione di macchine, ma comunque questi scorrimenti lungo 45 gradi sono andamenti tipici con una diminuzione locale di strizione. Inizialmente durante l'allungamento la diminuzione di sezione è generalizzata su tutto il pezzo, poi a un certo punto, in corrispondenza a un certo carico, avremo una localizzazione in corrispondenza poi del punto di entrata, quello di rottura. Prova di trazione, come si svolge? La normativa di riferimento è la UNI EN 10002/1. Il provino può essere a sezione circolare o a sezione rettangolare. Tipicamente si possono rispettare appunto questo tipo di relazioni tra la sezione e la lunghezza L0, definita come lunghezza iniziale tra i riferimenti. Il LC, lunghezza calibrata, cioè la lunghezza che ha la sezione costante. Notate che LC è più grossa dell'L0, questo perché se il nostro tratto UDI è L0, noi vogliamo scremare in testa e in coda rispetto al provino la zona che può aver subito quella parte più critica della lavorazione, dove per esempio noi abbiamo reso compatibile una sezione più piccola, una sezione più grossa delle teste da ferraggio. Se la rottura avviene al di fuori dei riferimenti, la prova non è valida, e questo già è una cosa da dover considerare. Questo perché vi dico questo? Perché può avvenire che per le lavorazioni errate la rottura avvenga proprio in corrispondenza di questa zona di raccordo, e quindi questo rende la prova assolutamente non valida. Abbiamo poi appunto il diametro della sezione calibrata, cioè il D0, la zona della sezione costante all'interno della quale conteniamo il tratto utile. Abbiamo A e B, che nel caso di provette rettangolari possono anche essere uguali, possono anche essere quadrati, ma spesso sono differenti, e sono appunto la larghezza e lo spessore. Abbiamo l'LT, che è la lunghezza totale comprensiva anche delle teste del ferraggio, e poi abbiamo delle grandezze, la LU, che è la lunghezza ultima fra i riferimenti dove il pezzo è rotto, e abbiamo delle grandezze che sono parte dei risultati che vengono ad essere utilizzati, e cioè allungamento a rottura. L'abbiamo in parte visto oggi, l'abbiamo definito la epsilon. In realtà noi con la epsilon abbiamo definito L meno L0 fratto L0. Nel caso allungamento a rottura dovremmo definire come L ultimo, cioè lunghezza fra, la distanza fra i riferimenti dopo la rottura, meno L0 fratto L0. Se definiamo poi una sezione S0 della parte calibrata e riusciamo a misurare anche una sezione SU della zona di rottura, della zona di frattura, potremmo definire anche un fattore Z, un parametro Z, coefficiente di strizione, definito come S0 meno SU fratto S0. Notate qui che la parte iniziale e la parte finale sono invertiti, per il semplice motivo di avere un numero positivo, siccome l'LU è sicuramente maggiore dell'L0, ma la SU è sicuramente minore della S0, per evitare di avere un numero negativo, che sarebbe praticamente brutto a vedersi, si invertono, ma il concetto è sempre lo stesso. Quanto più sono alte i valori di A o A percentuale, o di Z, Z percentuale, tanto più la mia deformazione sarà stata notevole, tanto più la mia rottura sarà avvenuta con deformazione e strizione importante. Ultimi concetti, poi per oggi ci fermiamo. La prova si deve svolgere normalmente in condizioni di controllo di posizione, cioè io devo dire alla mia, torniamo indietro, al mio pistoncino, quindi, pistoncino, abbassati verso il basso con una certa velocità costante. Perché questo? Vedremo fra poco che se ci muoviamo in controllo di posizione noi riusciamo a descrivere all'interno del processo tutta una serie di fenomeni, che se invece descriviamo attraverso la prova in controllo di carico, cioè diciamo al carico, carico, cresci di un megapascal, di un chilo al minuto, non riusciamo a vedere. Questa prova appunto con velocità di deformazione imposta impone una velocità compresa tra un massimo e un minimo. Questo perché?
Bene, l'abbiamo visto poco fa, se incrementiamo troppo la velocità di applicazione del carico andiamo a incrementare l'importanza dei meccanismi di danneggiamento che non sono propri della prova di trazione. Se diventano troppo bassi, attenzione, andiamo a attivare degli altri. Vi faccio un esempio al volo. Nel caso un materiale che abbia visto un incremento eccessivo, ad esempio del tenore di idrogeno all'interno, se io svolgo una prova di trazione alla velocità tipica della prova di trazione, io di questo idrogeno non ne ho nessuna contezza, non me ne accorgo. Se ne abbasso molto la velocità, invece, io consento all'idrogeno di muoversi alla stessa velocità delle dislocazioni. L'idrogeno riesce a rallentare le dislocazioni stesse e io ottengo un comportamento meccanico totalmente differente. Quindi per questo motivo la normativa fissa un valore massimo o un valore minimo. Il che vuol dire che se devo fare prove di caratterizzazione, per esempio, di infrangimento di idrogeno, le potrò fare secondo un'altra normativa, secondo un'altra procedura. D'accordo? Altro discorso, oltre ad avere un controllo sulla velocità di applicazione della deformazione, ho anche un controllo sulla velocità di applicazione del carico. Non posso dare carichi troppo veloci, 30 minuti su un millimetro quadro al secondo è un limite neanche eccessivo, perché se no vado in un campo di velocità troppo alta e do degli impulsi e entro in un altro campo in cui funzionano altri meccanismi di danneggiamento e quindi non è accettabile.